Cittadella Internazionale di Loppiano trasmettiamo la vita della parola tra storie e testimonianze. In studio Maffino Redi Magenzani, alla console Pasquale Bernardi. Un saluto da Loppiano, cittadella dei focolari sulle colline del Valdarno fiorentino. Se osserviamo chi vive la parola, scrive Chiara Lubick, possiamo notare una grande varietà di effetti. Infatti, infinite sono le situazioni in cui ci ritroviamo a vivere e infinite sono le applicazioni. Se volessimo elencare i frutti non finiremmo più, ne accenno uno. La parola vissuta dà gioia, dà felicità. La parola vissuta dà pace, dà pienezza, dà luce. È quanto ascolteremo da Teresa della Polonia, che ha sentito di non dover restare ferma di fronte a una situazione concreta. Peraltro ci sono cose che sono a nostra portata, basta farle. Per la pace tutto è utile, l'importante è non stare fermi. Ascoltiamo Teresa della Polonia. Mi chiamo Maria Teresa e vengo dalla Polonia. All'inizio del mio soggiorno in Russia ho lavorato per un anno in un asilo per i bambini. Imparavo la lingua e aiutavo all'educatrice di un gruppo. Una delle mie mansioni di lavoro era preparare il pranzo per il mio gruppetto. Lo prendevo dalla cucina e dopo aver apparecchiato distribuivo ai bambini. Vedevo che tante cose alla fine andavano eliminate, anche se non erano toccate dai piccoli. Nel cuore ho sentito dolore. Non solo perché era lo spreco, ma vedevo che fuori c'erano tante persone affamate che se la sognerebbero un pasto, un piatto di minestra, le patate, un pezzo di pane, il latte. Quando lungo la strada al lavoro vedevo questa gente affamata, pensavo a Gesù, sfinito, affamato, assettato. E pur pregando per queste persone, sentivo l'impotenza, non avendo possibilità di aiutarli col denaro. Allora ho preso coraggio e ho chiesto alla cuoca e all'educatrice se avrei potuto prendere con sé ciò che rimaneva, invece di buttarlo nella spazzatura. Mi vergognavo un po', ma pensavo che ne valeva la pena anche a costo della mia timidezza. La cuoca e l'educatrice non hanno nascosto la sorpresa, sentendo la mia domanda di prendere gli resti, ma non neppure mi hanno incoraggiata. Dicevano che persone povere solo appaiono povere, in verità sono benestanti e non hanno bisogno d'aiuto. Mi era strano questo, ma non ho continuato a parlare con loro. E ho iniziato l'avventura dell'incontro con tanti fratelli che per me raffiguravano Gesù sofferente, abbandonato dalla società, proprio rifiutato. Quando uscivo dal lavoro, carica di barattoli, sacchetti, scatole, già nel primo sottopassaggio di una strada nel centro della città incontravo una famiglia mendicante che dopo una prima volta mi aspettava lì quasi ogni giorno per ricevere il cibo. Mi avvicinavo a queste persone, queste anche altre, e dicevo di non avere dei soldi, ma quel cibo pulito e ancora caldo tante volte li potevo offrire.
non sono mai tornata a casa con gli alimentari rimasti. E quante volte ho ricevuto la benedizione. Questi fratelli poveri pregavano su di me, chiedendo la ricompensa di Dio per quel poco che condividevo. Varie volte mi sono commossa e pensavo che per quel poco di sforzo Dio, attraverso questi indigenti, mi colma delle sue grazie, di pace, di gioia, ardore, amore nuovo. Un giorno, quando concludevo ormai il lavoro con i bambini, tutti i mendicanti erano spariti. Mi chiedevo perché. Poi ho pensato, magari era arrivata la primavera e non occorreva più ripararsi dal freddo nei corridoi sotterranei della città. Perciò il mio compito era finito. Ma la grazia che sentivo dentro di questi incontri non è finita. E ogni volta ci penso, proprio ritrovo la gioia e la pace pensando a questi fratelli cari che ho incontrato una volta lì. Nel crociara cartocciato, dentro un letto di cartone, nello sguardo allucinato, in un sogno di prigione, nelle vite rifiutate, nelle pelli violentate, nei caduti senza nome, mi hai cercato, io ero lì. Nel ragazzo maturato, tra espedienti d'altre età, nello sguardo sfigurato dalla criminalità, nelle cavie del progresso, negli illusi del successo, nelle rughe del silenzio, mi hai trovato, io ero lì. Ammalato, affamato, senza patria, senza tetto, forestiero incarcerato, senza niente, senza tutto, ignorante e dubbioso, con le piaghe di lebbroso, nel mio grido d'abbandono tu sei venuto. Io ero lì, io ero lì, io ero lì, l'amore ti ha guidato, io ero lì. Io morivo sconosciuto, sei venuto in mio aiuto, nel mio ultimo respiro mi hai sorriso. Stava lì, via lì, uomo ci accompagnò, a te a chi? Grazie al Gianrosso per la bellissima e molto attuale canzone Io ero lì. E grazie a Teresa della Polonia, se fosse in ascolto, per questo suo non restare ferma, per il suo coraggio senza vergogna. Possiamo fare tanto, tutti. Ci sono cose che si muovono se ci muoviamo noi, se no restano ferme. Diamoci dunque una mossa. Ecco, è il momento dei saluti di Pasquale Bernardi da Venezia, da Roma Antonio Olivero, Daniele Ricci, autore della canzone di sigla, da Rocca di Papa degli Aluvinetti, da Trento Pierpaolo Severi, da Tindari Anna Lollo e Don Placido Domina, da Loppiano vi salutano Tamara Pastorelli, Paolo Loriga ed Emanuele Chirco,
e noi ci sentiamo alla prossima testimonianza. Sarò per te. Aprire vera allo spirito. Dalla cittadella internazionale di Loppiano abbiamo trasmesso La vita della parola tra storie e testimonianze. Vita che